Carissimi amici, la pubblicazione della mia opera e dell'antologia che comincia con questo fascicolo l'ho fatta precedere da un programma che è stato accolto con simpatia in Italia e fuori. Ho detto con simpatia, ma non con entusiasmo, perché questa vecchia livrea dell'occulto cozza coi tempi della luce elettrica e della democratizzazione dell'uscibile umano. Gli uomini di oggi, la gioventù poco studiosa, in special modo a delle generazioni passate, l'opinione più dispregevole. I vecchi erano miopi, creduloni, fantasiosi, malamente educati dai preti, non ebbero mai altro in mira che diventare giocondo trastullo degli audaci, nelle mani dei quali commendavano la loro fede e il buonsenso. Il mistero, l'occulto, l'arcano dovevano di necessità agire potentemente sulla scarsa intelligenza e la scipita cultura dei bracchettoni di un tempo, tanto da creare storie che paiono panzane e favole immaginose che segnano il vituperio della fantasia primitiva dei gonzi. Che necessità vi è oggi dell'occulto? Ai tempi che corrono, i bambini nascono con gli occhi aperti. La buona gente di quello stampo antidiluviano che beveva grosso è scomparsa. Oggi nell'ombra si cela pauroso il reato, il falso, l'inganno. Abbasso il mistero. Tutto ciò che è scienza non si nasconde in un tempio come Belva nella tana e non dice «temo la luce». La conoscenza di ogni nuovo vero è un rigagnolo che ingrossa il mare delle conquiste del benessere umano. La medicina, le matematiche, la giurisprudenza, la chimica hanno forse la museruola? E i dottori più lustri non gettano sul mercato tutto il tesoro delle scoperte scientifiche che hanno giovato al progresso umano? Sapete voi qualche cosa che gli altri non sanno? Stampate un libro e spiegatevi. Sapete voi far cosa che gli altri non possono? Un'accademia, una seduta e vi discuteremo. Ma di occulto niente. Così, carissimi curiosi e studiosi, io non posso avermene a male se il pubblico non si è commosso fino al delirio. Io, messo nei panni del Signore indifferente, non parlerei che lo stesso linguaggio. L'epoca dei misteri e degli arcani è tramontata per sempre. Fuori i lampioncini, ci vogliamo vedere chiaro. Dunque bisogna fare le cose alla moderna. Illuminare con un faro elettrico l'arca santa e fotografare Domenedio che si rade la barba in sacrestia, acchiappare un mago di quelli legittimi con tanto di cappellone e tanto di barba, rinchiuderlo in una gabbia e presentarlo alla corte d'assise dei nostri celebri notomisti del buonsenso che sono i dottori della sapienza moderna. Preparare una trappola per il demonio, chiuderlo come topo in una scatola di metallo e analizzare chimicamente di quale menzogna sia fatto il bel paio di corna che onora la sua fronte. Non vi pare che il problema dell'entusiasmo stia tutto qui? Ebbene, io mi accingo a quest'opera tutta moderna, di togliere maschera, cappuccio e mantello all'occultismo, di presentarlo ignudo, alla ribalta, ed offrirlo alla concupiscenza di coloro che ne vogliono assaggiare le voluttà non più misteriose. Non è una bella missione la mia? La vecchia minaccia che i rivelatori del grande arcano cadano colpiti di morte violenta non deve far paura. Non sono legato a sette, a massonerie, a chiese. Ho studiato, imparato e praticato tutti i veri delle scienze occulte nella lontanissima Cina ed ho scelto l'antica Enotria, l'Italia per la quale Ercole perseguitò il vitello per mettere le cose a posto o consegnare le armi nelle mani di chi desidera addestrarsi con poca pazienza e spesa.
Quando poi io vedessi in pericolo la mia pelle e dei settari minacciassero la mia vita, non basterebbero due carabinieri benemeriti per impedirlo? Dunque ho deciso, contro tutte le vecchie abitudini, di scrivere per farmi capire e di insegnare per far riuscire. Ma mentre io sfido cielo e terra per rendere un servizio a voi, miei egregi curiosi, è chiaro che voi dobbiate ascoltare tutti i miei precetti, metterli in pratica serenamente e pensare. Se volete vedere la luna e le stelle, bisogna aprire la finestra. Se invece voi metterete la bocca del telescopio sotto il letto, non vedrete gli astri, non solo, ma neanche le pantofole che vi stanno. Vi propongo, come vedete, un patto, senza tutto l'apparato scenico del dottor Faust, un patto non tra uomini e diavolo, ma tra voi, garbati studiosi, e me, galantuomo più del diavolo. Voi manterrete i vostri impegni, io i miei. Io parlerò e scriverò chiaro. Voi, per intendermi bene, non dovete che seguire con scrupolosità fedele tutto quanto è necessario per riuscire. Io vi prometto di darvi nelle mani il secretum secretorum di tutte le antiche cabale, farvi diventare sapienti e miracolosi come tanti mefistofeli in marsina e guanti tortorella, purché voi, da parte vostra, vi mettiate in condizione di comprendere tutto ciò che io chiaramente scrivo, di parlare il meno possibile, di discutere innanzi al fenomeno e non dire come gli ignoranti: io non ho visto, dunque non è vero. Bisogna studiare, tacere e attendere. Bisogna capire bene e provare attentamente. Se la prova non vi riesce, non dite il maestro è pazzo, invece dite semplicemente che non avete capito e ritentate. La scienza è il pane di tutti. Si democratizza la scienza fino a far diventare chimici i bambini. Ma gli uomini di buon senso comprendono che finora non è diventato popolare né il calcolo integrale né l'infinitesimale. E come che la ragione suprema della scienza dell'occulto è l'algebra della filosofia elementare, la matematica sublime nella sua applicazione alla realtà delle cose esistenti, non mi si terrà colpevole di astruserie se i cervelli impreparati all'abaco non arrivano ad acchiappare al volo delle astrazioni. Io, nelle cose la cui natura lo permette, mi manterrò terra terra, in modo che i meno esperti mi intendano con facilità. Ma dovendo, per chi può vedere più lungi, dare anche la via per intendere cose più alte, domando perdono quando ricorrerò ad argomenti fuori tiro per gli uccellatori miopi. Questo libro è fatto per i molti che vogliono prepararsi e per i pochi che sappiano digerirlo intero. Scienza per tutti, ma interamente per chi la conquista.